La decima puntata del libricino del Muori comincia con le partite di tennis incredibili. Ma allora era vero, l'aveva detta la puntata prima, che andava a giocare a tennis. Ma in realtà io l'ho fatto dire io, non l'ha mai detto, shh, non l'ha mai detto. Nadal e Federer, va, Kirare e Leder. No, taglia, strozzata, dai. Non pensavo mi invitassi a giocare a tennis. Invece sì, l'ho detto. Guarda che io però so forte, come in tutto. Perché Light è... subito così, sollevavo subito l'aggettivo. Bello, intelligente, affascinante, simpatico, modesto, famiglia perfetta, fortunato, entusiasta, amorevole, talentuoso, simpatico, sicuro di sé, elegante, poliedrico, obiettivo... Kami! E atletico! Hop hop, te rompo il culo, hop hop. E invece te, mi sembri uno che se fa due passi, al terzo gli parte l'enfisema, non ti preoccupare. Sembro anemico, mi sviene al secondo game, sì, ma in Inghilterra... Inghilterra. Sono stato campiones, juniores, tutte coses. In tennisologia. Se vabbè, quanto mi fanno tagliare gli anime o ste cose? Parte non lo so. Ambulanza, mannaggia la troia, oh. Oh, ma non è. No, ma non ci voglio credere. Sono 8 ore che sto dicendo mo registro, non è passata l'ambulanza, Ok. Pure questo, che non c'ha mezzo carboidrato in corpo, solo zuccheri. Quando si alza dalla sedia, sta tutto un criccato, deve fare 10 minuti di fisioterapia. Poi se può muove. Guarda caso, è un fenomeno, tutte e due. Ha lo stesso sport, ma che coincidenza! Non l'avrei mai detto. Cioè, vabbè, dicevamo, Inghilterra. Se ora gli chiedessi che inglese si insospettirebbe? Ma va! Un conto è la prudenza, un'altra la paranoia. Ma che sei inglese? Perché me lo chiedi? Per cercare di risalire al mio nome tramite il chiamaggio dell'Inghilterra? Sarai mica Kira! Per fa conversazione, mi dici Inghilterra, te chiedo! Infatti sto scherzando! Ci ho vissuto per un po'. E in che città? C'è qualche documento che lo attesti? No! Perché me lo chiedi? Per fa conversazione! E dai, de partitella! A Quimbris! No! Tennis! Ma non si può mica smascherare Kira, smascherare con una partitella tennis. Però, colpo sucker! Ryuk sotto trama comica che schiva le palle da tennis. Quando un po' di puntate fa gli hanno sparato in faccia. Faccia! Vabbè, si scorda di poteri sua. Vabbè. Oh, sto in vantaggio! Vinco io! Non c'è problema, Ma no, è un'amichevole! Un'amichevole! Andiamo da Ciro, che sta a riunione col capo della polizia! Kitamura, chi t'è morto? Te lo ricordi? Dimmi che è stato a fa'. Non dire che spiamo la moglie in bagno, non dire che spiamo la moglie in bagno. Spiamo tua figlia? Cosa? Non posso dirlo! Dimmi, dove state almeno? Mi disp... Non mi escludete, cattivi! Scusa! Sono già passati 4 mesi da quando Kira è cicciato fuori. E il popolo comincia a pensare che la polizia non sia così brava. E ci hanno ragione. Se sono dati, che vuoi da me? E che pure L sia sopravvalutato. Sopravvalutato. Non è una crema. Forse dovremmo chiamare Layton. È sempre lui Layton, con altro nome... Hanno tagliato un pezzetto qua. Nel manga, il capo della polizia gli dice che qualcuno ha avvicinato la figlia, dicendole DSL, dicendo L. Basta, ogni strozzata che c'è in L non posso. Ed era Mogi, quello là. Perché i sospettati sono gli Yagami, chi è morto, no? Kitamura. Te fanno capire che il giochetto che sta a fa L, con Light, lo stanno a fa pure qui Kitamura, per mettere sotto pressione la figlia. E io mi immagino Mogi, pensa che taglio, io vado da stare cassina. Io sono L. Quella che c'entra niente. Sospetto che tu sia Kira. Aiuto, polizia, papà! Ma quella era L. Forse sì, forse no. Vi dovete impegnare di più. Pure. Senti, a risolvere il caso siamo rimasti 4 stronzi. Cioè Matsuda, stiamo con Matsuda. Visto che tutti... No, porello. Visto che tutti l'altri, compresi l'ufficiale Fichettini... Decorati. Fichettini. Se sono dati tutti. Diglielo al popolo. Digli questo. Non stiamo risolvendo niente perché ci abbiamo la paura nel nostro cuoricino. Ma quello ci ammassa. Ce lo fermo al cuoricino. Che paura. Diglielo al popolo. Che fate cagare. Rompi pure il cazzo. Serio? Ma vatta a cancellare da Facebook come tutti i colleghi tua. Vile. Vilelle! Basta! Mi puoi almeno dire che tipo è L?
Ma, Topper, ovvio che no. Come persona. Ah, ok, quello sì. È bravo. Il più bravo di tutti noi. È coraggioso, guarda la cosa. Pensa che in questo momento sta rischiando la vita. Pensa da sta a casa a farsi venire diabete. Perché gli verrà per forza. Se continua così, se esiste un dio, gli verrà. E infatti esiste. E invece si mette in pericolo per noi. Lo fa per noi. Odio e dolore. Ma sta gioca a tennis, sta... cazzo, però sta rischia la vita, eh. Non si è abituato a muoversi. Muore dei stenti. E poi stanno sta le scarpe, eh. No, ti fanno capire che anche se le pare secco strano, in realtà gliela molla. Gliela moella. Che cazzo dico? Ma chi sono sti due? I primi dell'università, nel test d'ingresso. Ma siamo a medicina, non c'è più il test d'ingresso. Io volevo far meccanico. Battute d'attualità. Vabbè, cioè, fammi capire. Questi sono intelligentissimissimissimissimi. E sono pure forti a tennis? Sì. Guarda, gli sparo adesso, poi dico che è stato Kira. So un'offesa alla gente normale. Ma questi comunque sono fenomeni, ma stanno a giocare con 20% del cervello. Con l'altro 80%? Gli stand, signori, c'è stato gli stand. A pensare ai cazzi loro. Però se ferma tutto, Momblan attack! Light, tranquillo. Anche se volessi vincere la partita, è perfettamente normale. Normale? Spin, pallina verso di te, pensiero a te. Che faccio, vinco? Ma se vincessi, gli desterei dei sospetti. Ma se perdessi apposta, se ne accorgesse, desterei ancora più sospetti. Forse me sto chiudendo un po' troppo. Infatti è mezz'ora che pensi, dove sta la pallina? Dove sta? Non può concludere niente con una partita di tennis. Quindi, te rompo il culo il teretano pure qua. Noroi, noroi. Iare, iare da sé. Quattro pari. Portate via Gaglio in dal campo. Sono scicciati fuori pure un arbitro e tutti i spettatori. Perché loro sono fighi e bla bla bla. Capitano! Abbiamo scoperto che Light è super figo, ha capito, campionissimo da tennis. Il migliore del Giappone alle medie, ovvio. Sempre il migliore, sempre. Ah, mi pareva strano. Ma non strano come la forma di sti occhiali. Ma che so, esagonali. E quell'altro mi sembra anche più bravo e bello. Ryoko, falla finita, ti disconosco. Questa all'esterno può sembrare una partita di tennis, ma a me sembra più una dichiarazione di viecce, di guerra. Tu ora penserai che voglio essere amichetto tuo, visto che t'ho chiesto di giocare. Ma in realtà l'hai fatto solo per cercare di farmi di cose che solo Kira sa. Ma parlerai con me solo se te svelo qualcosetta sulle indagini. Mica so scemo. Per avere la prova che tu sia chi dici di essere. Ma pare giusto, è vero? Grazie. Figurate. Ma mi riesci a sentire? Mi stai guardando? No, 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 solo tu riesci a fermare il tempo. A pensare mentre giochi, perché sei bravo. Ah, ok. Aspetta. E allora mi chiederai di provarti che sono L, facendomi parlare con qualcuno che te conosce. E non ho fatto rima quelle, mozzarelle. E allora la cosa ovvia, direi banale, è imboccare il quartier generale. Ma giocate a tennis e basta, regà, calmi! Stavolta andrà diversamente! Non perderò tempo a tirare i coltellini! O vede quanto ci metta a capire che pure lui può... La miglior difesa è l'ammazzo! Vince Dio! Dio nuovo mondo! No! Vince Kira! No! Vince Light! L! Ho vinto! Light? Bella partita! Mi sono divertito! Jonathan, best Giorgio. C'è qualcosa che vorrei chiederti. Eccala, e va bene, ti faccio conoscere qualcuno che possa provare. No, vabbè, qualcosa. Ah, ma perché? Che pensavi? Niente. A parte che tu sia Kira.
Te lo dico proprio. Questo non mi tratta con il rispetto che si confà nei confronti di un dio. Simpatico. Io Kira. Sì, il serial killer pazzo. Quello, un 17enne studente. Ebbene sì, quello che sta a terrorizzare il mondo, salvando. Hai capito? Ma dai, ma non lo senti quanto è assurdo mentre lo dico? Io gioco a Fortnite, sono un sogno normale. Non t'ho visto l'evento del cubo. Ma la percentuale che tu sia Kira è bassa, non ti preoccupare. Solo un'antichietta per cento. Ma io soprattutto voglio vedere se sei così sveglio come sembri, perché vorrei che tu mi aiutassi nelle indagini. Ma non lo so. E dai, eh. Ma prima il quizzone del muori. Vie, un'antichietta per cento, eh. Me lo sta di solo perché siccome sospetta di me non vuole farmi imboccare il quartier generale. Ma non è vero. Stai muovendo il dito? No, 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 no. Andiamo al baretto. È Giorgio, è Giorgio, sì, è Giorgio. Guarda la faccia di L e dimmi se non è uguale a Star Prada di Numelle. È uguale, è uguale. Andiamo al baretto. Dove trovano Harry Potter? Che ci prova con le cameriere, ebbene sì. No, senti, mettiamo se qua almeno non te vedono che sta seduto strano, per cortesia, che mi conoscono, eh? Ma c'hai problemi? Sì! Se mi siedo normale, le mie doti deduttive e proprio intellettive si riducono del 40%. Ma che davvero? Se stai seduto normale sei stupido. Già, fa vedere. Normale! Ok, ok. Cioè, ma che malattia è? Cosa mi porto? Un caffè, grazie. Per me la glicemia. Insomma, che vuoi? Guarda queste fotine. Oh, gli SMS! Le scritte de morto schioppato! E in teoria anche una tabella degli agenti dell'FBI venuti in Giappone con nome, ora in cui hanno ricevuto il file degli altri agenti dell'FBI che Kira l'ha fatti mandare a tutti, no? Per incasinare i tracce, ti ricordi? E l'orario in cui sono morti. E Light, hanno tagliato pure questo, vabbè. E se Light avesse detto subito, sicuramente Kira ha usato il file per ammazzare gli altri, e lei gli avrebbe fatto. Ma quale file? Che ne sai che dentro c'erano informazioni da agenti? Ma Light è bello, intelligente, simpatico, affascinante. E fa il vago e gli dice: ma che è sto file? Se non mi dici che è sto file, da che basi posso ragionare? E so, guarda proprio a bello, ma con chi pensi di avere a che fare? E occhiatina. Però vabbè, la ciccia so gli SMS. Guarda ste foto e dimmi che ne pensi. Via, che sta Bianca Ryuk, sembra una signorina vegana, fruttariana. Biancaneve, la storia di una crudista avvelenata dalle lobby della carne. Guarda meglio. Ma guarda meglio cosa, imbecelle? L'ho scritto io, lo so ben. Benissimo. Hai messo pure i numeri dietro per cercare di confondermi. Che tenerello che sei. Ma falla finita. Le sta a prova tutte, ah? Risolve sta cosa. Prova solo che io sono intelligente. Non che io sia Kira. Credo, spero. Vabbè, sti cazzi. Non posso far brutta figura. Sembra che Kira possa manipolare le azioni delle sue vittime. Impressionante, wow. Inqualificabile, che schifo. Infatti, se leggi la prima parola di ogni riga, esce fuori L. T'hanno mai detto che agli dei del muori non vi è diabete? Però secondo i numerini dovrebbe essere: agli dei del muori non vi è diabete? L, t'hanno mai detto che? Pare una canzone di Jovanotti, non si capisce niente. Ci ho preso, lo so, sono troppo forte. Sbagliato! Sbagliato? Io? C'è un quarto pizzino del muori. Agli dei del muori non vi è diabete? L, t'hanno mai detto che il glucosio gli rimbarza? Così i numerini dietro hanno senso, no? Ma è fake. Non è Made in Italy, è Made in Italy. Non ho mai fatto scrivere a nessuno una cosa del genere. Attenzione, arriva la più grande deduzione di Light. Cos'è, scemo? Ma sempre fatta ammassa come lo dice. Te credo, stavo a parlare di Light, ma ha fatto ammassa. Però capito, ma è scemo? Ma è cretino? È deficiente? Ma è una testa di cazzo? Che delusione! Sì, ok, ma tu me ne dai tre. Con tre ho ragione io, perché so forte. Non c'è bisogno che me lo dici, lo so, lo ben so. Sbagliato! Saresti stato forte veramente se avessi capito che c'era pure un quarto SMS, no? Siccome la frase non aveva senso, sembrava incompleta. Perché non ci hai pensato? Te lo dico io perché. Perché già avevi scartato a priori l'ipotesi dell'esistenza di un quarto piccino. Perché sai benissimo che non esiste un quarto piccino. Perché tu hai scritto sti pizzini. Perché tu sei Kira! No, non ci ho pensato e lo so, sto scherzando, sto cazzeggiando. Non è vero, infatti no. Sei stato bravo comunque, promosso, come al solito. Prossima domanda. Se tu fossi L, beh, alla fine lo sono, mi chiamo Light. L, Light. Cosa faresti per smascherare un possibile Kira? Fammi pensare. Esattamente quello che stai facendo tu adesso con me.
che bravo! Ho fatto sta domanda a tutte guardie e ci hanno messo un po' a rispondermi. Invece tu dritto per dritto, subito, a pensare come Kira. Proprio come se tu lo fossi. O sei proprio bravo, o so Kira. Infatti, ora la possibilità è passata da un'antichietta per cento a un pochettino per cento. Sì, ma io potrei anche dirti che non è che so formidabile e che mi hai accusato 4 secondi fa di essere Kira e mo mi chiedi cosa faresti a possibile Kira e grazie al cazzo che penso che mi stai a interrogare, cioè... Che fenomeno che sei! Ora è passato da un pochettino per cento, ma sai che forse può essere per cento? E basta! Ma è anche aumentata la voglia che ho di lavorare con te. Se non sei Kira, sei sveglio e mi dai una mano. Se sei Kira, potresti giocarmi avendomi sempre vicino vicino. Esatto! Così prenderesti due Shinigami con Arenetta. Esatto! Allora è deciso che non succederà mai niente di tutto questo. Come scus? Ma fino al secondo fa volevi sapere tutte cose. E infatti sono interessato al caso Kira. Ma sono anche interessato a vivere. Guardi streaming, vivere la vita. Quel light dice così e sembra che non voglia collaborare, no? Ma non per farsi desiderare, ma perché L gli dice che non è l'unico a presentarsi come L, che c'è qualcun altro che si sta a presentare. Gli dice Demogi, e a Light gli scende tutta e pensa che questo è solo un burattino. Sto perdendo tempo, gli dico ciao, anche se c'è sospetti che sia il vero L, perché è troppo strano per essere fake, cazzo. Ma vuole avere la certezza. E allora non voglio andare contro Kira, che mi sembra una persona, ma che dico persona, un dio molto generoso e caritatevole, ma che a me pare sia come il Cavaliere Nero. E sai la storia del Cavaliere Nero, te che sei pure vestito di bianco, guarda un po' che non gli devi cagarca. Sì, quindi tu vorresti una prova che io sia il vero L e non magari Kira io stesso. Se tu sospetti di me, io sospetto di te. Gne tasta tirani mortasci tua. Basterebbe solo qualcuno che provi la tua identità, come mio padre o uno del quartier generale, oppure fammi vedere un documento come Ray Pembar e non parlavo ne più. Queste sono le condizioni. Non vola bozza mai, eh? Ora le probabilità che tu sia Kira so del questo me puzza per cento. Ma Light, ho mai detto di no? What? Mi pari troppo prevenuto, eh? Troppo con la coda de pagliina, eh? E lo sai perché? Perché tu sei Kira! Scherzo! Te porta al quartier generale, dai! Ma che davvero? Ma questa è L davvero? Lo immaginavo almeno che scarpe! Non lo sto a capire! Tensione Light! È confuso da quest'uomo! Così confuso da ammazzarsi da solo, no? Drin! L! L! Light! Ciro! Ah, infartato! Grave! Ma come ha infartato? Ma che Light ammazza il papino? Ciro! È stato ricoverato gravissimo a 100 anni! E cazzo me li strappate dalle braccia i pepini, eh? Ma è morto! Mo vedemo! Regolette del muori, il limite del quale poi bagà le condizioni della morte e fagli fa tutte cose al poveretto, non lo sanno nemmeno i Shinigami. Fai pratica! Ok, andiamo bene! C'è proprio una regola che dice non sapevo un cazzo! L'hanno specificato, eh? La regola numero boh! Vabbè, prossima regola! Una sola pagina o un frammento mantiene tutte le caratteristiche del quaderno. Ecco! Questa già è una regola seria! Ecco! Albertando Frebuter lo sa! Pure dentro la puntata! I memini che diventano veri! Realtà e fantasia che collidono! Ciro! È vivo! Ambe! Light c'entra un cazzo! Ambe! Un po' come Zuckerberg, che pure lui ha infartato in questa realtà da solo, vedendo in quanti esodi iscritti dal sito suo. E poteva chiamarlo Anonibook! Me faccio i cazzi mia book! A faccia il nome, proprio quelle due cose, e namo, no? Come stai? Niente, raga, ho editato troppo. No, è lo stress. Che mi chiedono sempre, quando esce il prossimo video? Sto un mese di età e domani è la seconda parte, ve? No, lavora troppo e non dorme. Viva il Giappone! Fanno tutti così. Critiche sociali, critiche socialelle. Forse pure il fatto d'avergli detto che metto al gabbio il suo primogenito, la dinastia distrutta. Potrebbe aver influito. Ah, te dici? Gli ho detto pure che so L, eh? Volevi la conferma, di? Quello è L, ma doccio di lingua, quell'L. Però, che volano a giro tranquillo. Quindi questo è veramente L? Come no? D'ora in poi potrà andare in giro tranquillissimo. Stai tranquillo che te sforno. Allora, cosa pensi di mio figlio? Il mio campioncino, tanto fiero. È quasi sicuro sia Kira, mo lo arresto. Sta buono. Sta
scherza! C'ho ancora i sospettini, eh? Anche perché i 12 agenti dell'FBI, spiegone, si ho sprecati tutti. Ray Pembar, sì, piccolo angelo, stava pedinando pure te. Sì, gli ho secchiato pure la ragazza. Mi ripeti le ultime tre frasi? Ah, stava pedinando me? Non l'avrei mai detto, che sventura. Beh, allora fai bene a sospettare me comunque, eh? Ma io ti dimostrerò che non sono Kira. Catturandolo, rischiamo la vita insieme. Sì! Devi pensare a studiare il pezzo di carta! Non sempre uno appresso, tranquillo. La laurea! Sì, ma ci vuole troppo! E poi la laurea è sopravvalutata. Ci vuole esperienza, passione, ci vuole l'università della strada, della vita, morte. E cosa ti avevo promesso, papino? Se Kira ti avesse fatto del male, io l'avrei mandato sulla forca per te. Che bravo figlio che ho! Che paraculo, parakira, Kira culo. E che te vuoi suicidare? Troppo presto. Ho rovinato il momento. Qua hanno tagliato un altro pezzettino che era bello. Te lo dico io. L chiede a Light, secondo lui, che tipo è Kira? E Light gli dice che secondo lui è un ragazzino piccolo, ricco. Uno delle medie, massimo prima superiore. Più piccolo di lui. Perché se fosse troppo piccolo, magari avrebbe paura di sto potere. O ucciderebbe bullettini, gente vicina a lui. Se fosse un adulto, lo userebbe per diventare ricco, successi, fini personali, le solite cose, no? Quindi per lui un ragazzino che ha tutto, viziatello, è ancora un puro che vuole cambiare il mondo. Infantile, entusiasta. E Ella allora gli dice: ah, ma allora è tua sorella Sayu. È quello il profilo che ha descritto. Attenzione, momento filosofico de Ciro. Momento cirosofico. Stavo pensando che la vera malvagità non è Kira. Bravo, bravo, vedi? Anche tu hai capito. Capirete tutti alla fine. Ma il potere di uccidere. Non esiste un modo giusto di usare questo potere. Perché appena lo usi, sei fregato. Hai ucciso un essere umano. Deve essere proprio un poveretto questo Kira. Un infelice soggettone. Papà, ecco perché han fartato. Perché pensi, te sforzi, lascia perdere che te fa male. C'hai ragione, Ciro. Questo Kira è sicuramente un coglione, poraccio. E scommetto che è una persona non bella, non intelligente, non affascinante, non con famiglia perfetta. Kira è un grandissimo cornuto eletto. Forza un po', giovino. Vabbè, natevene, mo me richiappo. Dai. Light e L escono dall'ospedale. Ospedale. Ma Light non ci vuole sta che L sospetti di lui. E vorrebbe sapere cosa può fare perché lui si possa fidare. E magari dirgli il suo codice fiscale. Che per nome ce ne sale lui, tranquillo. Ma non devi fare proprio niente se non sei Kira, no? E la fai facile tu, facile. Secondo te cosa si prova a essere accusati di essere Kira? Aspetta, fammi pensare in medesimo. Beh, deve essere bellissimo essere il dio di un nuovo mondo. E hai ragione. Aha! Scherzo. Deve essere proprio brutto. E allora fammi una cosa, dai. Rinchiudimi per un mese. Senza accesso a niente. Tranne che accesso. E vediamo se la gente continua a schioppare. Dai, arrestami, forza. Ok, merda. No, aspetta, arrestami domani. Prima fammi preparare. Bleffone de Light. Ha rischiato qua, eh. Penso se gli diciate sì. Basta, che cazzo faceva? Mica Ryuk ammazzava per lui, eh. Anche se in teoria gli direbbe culo perché dopo succede, vabbè, va. Infatti gli avrei detto sì. Una persona si spingerebbe tanto per provare la propria innocenza. Beh, se mi accusi di essere il più grande serial killer della storia, magari un mese ce lo butterei, no? Piuttosto cazzo che vive nell'angoscia. Oddio, ma arrestano. Allora? Allora? Nah. Sarebbe una violazione dei tuoi diritti. Non mi pare che tu ti sia fatto problemi con le telecamere, eh. E poi non ha senso seguire il consiglio dell'indiziato, te pare? Ho capito, ma è una buona idea. Se io voglio fare una casa di carta stagnola e arriva Jack lo squartatore a dimmi, meglio se la fai dei mattoni? Ok, è Jack lo schiratore, ma c'ha ragione. Ok, allora t'arresto. Scherzo, troppo facile, non mi diverto così. Meno male. Scherzi sempre te, eh? Sai come si dice, no? Scherzando, scherzando. Pulcinelle diceva la verità. Sta presto a tuo padre, c'ha Ryuga. E così tu sei veramente L. Light. E così tu sorella è veramente Kira. Ryuk. Ma dove cazzo stavi? Innanzitutto, che non te vedo dalla partita di tennis. Comunque, hai sentito quelli di prima? Il potere di uccidere è brutto. Che poverino Kira. Deve essere molto triste. Ho sentito.
sono solo dei piccoli umani che non capiscono la grandezza della mia opera. Disgrazia. Non sarò mai stato più happy di così. Ryuk, chiedimi se sono felice. Tu chiedo la puntata 37. Sei felice? Cos? Light. Senti, a me se il quaderno ti rende felice o meno non me ne frega proprio meno de un cazzo. Ma meno de mezzo torsolo de mela. Prete, Ryuk dice, e sti cazzi! Però ti posso dire che si dice, ma io dice, ma che ne so, che chiunque sia venuto in contatto con uno Shinigami abbia avuto una vita miserabile. Sono nati falliti a forza de mele? Me sa, ti dimostrerò che non sarà così. E come? Ho minacciato il fruttarolo, sgancia le mele o gli ammazzo il figlio piccolo. Ah, bravo. Attenzione, cambio scene incredibili. Scenografie che non abbiamo mai visto. E che cos'è? Sakura TV, The Megawa. Mamma mia, sto tizio. Il direttore di questa TV giapponese, Pro Kira, che sgrida i suoi sottoposti. Perché? Non mi portate uno scoop decente. Ah, quando c'era Corona-chan. Ti ricordi le foto di Ryuga Tech imbriaco che toccava il culo a Misa? Ma i soldi che gli abbiamo levato. Sì, e quando ha portato le foto di L. Queste L era un asciugamano macchiato. Ma che taglio quel giorno. Ma la polizia non ci dice niente. Su che scrivemo? E allora dai che fake news, no? Ma la scheda non va segnato niente. Arriva un pacchetto che contiene 4 cassettine per farti capire di quanti anni fa è questa serie. Ma con una penna USB, no? Le cassettine. Vabbè, c'è pure un messaggino. Vabbè, sarà una stronzata. Vedi che roba. Oddio, The Megawa e Kira. No, ha ricevuto un messaggio da Kira insieme alla sua parola da diffondere al mondo intero. Mo sei intensi, Chris. Se non lo trasmetterete, ve faccio schioppà. Non lo trasmetteremo. Ma io faccio le repliche ogni ora. Le live 24 ore dove si ripete a stecca. Denuncia e querela chi me lo ricarica. E poi dice una cosa che la lascio come originale perché è un memino a sé. Sono così felice che fra un po' infarto davvero. Come Shiro. Come Shiro. Fine. I messaggi di Kira. C'è posta pettelle. Ma quando l'ho fatti? Non mi pare molto una mossa alla Kira. Questo è quello che pensavo. Così a caso? Tutto questo nella prossima puntata. Ciao. Prima Harry Potter 6 parte 2. La carta del fuoco, la carta della tempesta, la carta del... Sto cazzo!